Salve a tutti e benvenuti alla revisione finanziaria quotidiana del lunedì. Ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. Viasat, una società di comunicazioni globale, e Inmarsat, un fornitore leader di servizi globali di comunicazioni mobili satellitari, hanno annunciato oggi di aver ricevuto l'approvazione della proposta di combinazione delle loro attività da parte del governo del Regno Unito ai sensi del National Security and Investment Act. Il valore del dollaro canadese è sceso al punto più basso in quasi due anni, aggiungendo ulteriore pressione sui canadesi, già schiacciati dall'elevata inflazione e dalla possibilità di una recessione globale. Il gruppo delle sette nazioni, Stati Uniti, Giappone, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia e Canada e l'Unione Europea, stanno lavorando per fissare un tetto massimo al prezzo del petrolio russo. La fascia di prezzo prevista sarebbe di circa $40-60 al barile. La coppia dollaro americano yen giapponese ha scambiato lateralmente nell'ultima sessione. L'indicatore stocastico sta dando un segnale sell. La coppia bitcoin dollaro americano è crollata del 2,2% nell'ultima sessione. Il segnale sell dell'indicatore stocastico è in linea con l'analisi tecnica generale. La coppia oro dollaro americano ha guadagnato lo 0,6% nell'ultima sessione. Il MACD indica un'opportunità di selling. L'ultima sessione ha visto il petrolio greggio guadagnare lo 0,8% contro il dollaro americano. L'indicatore Williams indica un'opportunità di buying. L'indice NAB del mercato immobiliare residenziale degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 14. La Tremont Bill Auction degli Stati Uniti alle 15.30, la Sixth-Month Bill Auction degli Stati Uniti alle 15.30. La produzione nell'edilizia dell'Unione Economica e Monetaria sarà rilasciata alle 9, il Bupa Monthly Report della Germania alle 10, l'Indice Nazionale dei Prezzi di Consumo del Giappone alle 23.30. Ci auguriamo che abbiate apprezzato la revisione finanziaria del lunedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relative ai mercati finanziari.